Ritorna in questa puntata la rubrica Un veterinario per amico e torniamo ad incontrare il dottor Sergio Maffi. Nell'ultima puntata con lui avevamo parlato ampiamente di vaccinazioni, oggi invece affrontiamo un altro tema che è quello della filaria cardiopolmonare che colpisce i cani. Dottore, io non voglio perdere tempo, vorrei subito introdurre l'argomento. Intanto, che cos'è la filaria, quali soggetti colpisce e come curarla? Certamente la filaria penso sia un argomento molto interessante per i cani da caccia della nostra zona perché è una malattia parassitaria trasmessa dalle zanzare, quindi è una malattia che nelle nostre zone umide è estremamente diffusa. Noi abbiamo svolto alcuni studi già una decina di anni fa e abbiamo trovato un'incidenza, quindi una presenza di filaria quasi nel 10-15% dei cani utilizzati sul territorio, il che significa che più di un cane ogni 10 può avere questa malattia. Come dicevo, è una malattia trasmessa dalle zanzare che La nel puntura periodo, delle zanzare. esattamente, nel periodo estivo, diciamo nel periodo che inizia più o meno a maggio e termina all'incirca verso settembre-ottobre, in questo periodo in cui le temperature sono adeguate per permettere alle zanzare di volare, di riprodursi, in questo periodo la zanzara appunto vola sul cane, punge e inietta la larva di questo piccolo parassita, o meglio la piccola larva di questo parassita che poi col tempo cresce e diventa un parassita molto importante. Filaria cardiopolmonare perché colpisce il cuore. Perché colpisce principalmente il cuore e i vasi polmonari, i vasi che portano sangue al polmone. In questo modello si vede benissimo il verme contenuto nelle cavità cardiache che in pratica dà il problema. In effetti la larva iniettata dalla filaria è una larva molto poco patogena, cioè non dà grossi danni e ci impiega alcuni mesi per arrivare attraverso il circolo sanguigno fino alle cavità Può essere cardiache. mortale. Durante questi mesi la larva fa delle, diciamo, delle maturazioni, diventa un verme di una decina di centimetri che vive nel cuore e che può portare a morte l'animale, perché in effetti la sola idea di avere un parassita all'interno del cuore, soprattutto di un cane atleta che deve utilizzare il suo muscolo cardiaco in maniera molto importante, solo questa idea può far capire quanto sia rischioso avere un parassita di questo Quali tipo. sono i primi sintomi per capire e accorgersi che il proprio cane è stato colpito da filaria? Sì, purtroppo i primissimi sintomi possono andare un pochettino poco notati, nel senso che un cane che magari inizialmente sembra essere un po' meno resistente allo sforzo, al limite con un pochettino di tosse, ma niente di più, potrebbero essere i primissimi sintomi Anche della filaria. dell'affanno? Anche un po' con l'affanno, naturalmente, perché come dicevo, interessando anche i vasi polmonari, anche lo scambio respiratorio risulta più difficoltoso. Però a parte questa prima fase iniziale in cui ci si potrebbe in effetti non accorgere della positività del cane nei confronti di questo parassita, di questa malattia, dopo questa prima fase comincia ad esserci tutta una degenerazione di sintomi sempre più importanti che, come dicevo, portano fino alla morte del cane. Consideriamo che è un'insufficienza cardiaca gravissima con insufficienza cardiopolmonare e quindi morte per non più per la mancata attività di un cuore in maniera. Può essere fatta prevenzione da parte del cacciatore sul proprio Sì, cane? certamente. Prima di arrivare alla prevenzione vorrei fare una Sì. nota che è quella del accorgerci del cane positivo. Sì. Quindi abbiamo detto che i sintomi possono un pochettino passare inosservati. Viceversa, gli esami del sangue svolti in ambito clinico, quindi sul tavolo del veterinario, possono portarci all'individuazione anche precoce di questa malattia. Vi sono in commercio dei test immunologici che vanno quindi a ricercare la presenza di certi anticorpi nel sangue prodotti dall'animale nei confronti di questo parassita, che permettono di individuare molto precocemente la positività e a quel punto di instaurare la terapia. La terapia è diversa dalla prevenzione, quindi torno alla tua domanda Sì. della prevenzione. La terapia è una terapia piuttosto complicata da gestire perché l'idea di uccidere un parassita all'interno del cuore tramite dei farmaci iniettabili è un'idea assolutamente praticabile, solo che poi ci sono tutti i problemi collaterali dell'avere un verme morto all'interno del cuore, quindi bisognerà stare molto Delle attenti. complicazioni che possono Esatto, le sorgere. complicazioni secondarie alla terapia possono essere importanti, soprattutto quando i parassiti sono molto numerosi, in particolare rischi di trombosi, rischi di embolia. Quindi dopo la terapia,
e meglio ancora, dopo aver preparato il cane al farmaco che si usa per la terapia, si dovrà far passare un periodo di assoluto riposo al cane anche per alcuni mesi, in modo da essere certi che riesca a liberarsi dei resti di questo parassita morto e poi a quel punto possa essere considerato guarito. Per quanto invece riguarda la prevenzione, ci sono almeno tre tipi di prevenzione, sono tutti e tre assolutamente efficaci per la prevenzione della filariosi. Il primo tipo di farmaco è un farmaco iniettabile che, iniettato una volta all'anno, in pratica uccide le larve che potrebbero venire trasmesse dalla zanzara. Con un farmaco di questo tipo c'è la comodità di poter fare una sola iniezione. Non è un vaccino, nel senso che non stimola l'immunità, ma rimane attivo per molto tempo nei confronti delle larve. Un secondo tipo di prodotto è un prodotto che viene somministrato per bocca. Ci sono molti prodotti sul mercato, però, diciamo, generalizzando questo tipo di farmaco per bocca va somministrato mensilmente nel periodo in cui ci sono le zanzare, quindi da maggio-ottobre, quelle 5-6 compresse, 5-6 tavolette. Con una singola somministrazione mensile eliminano la possibilità che la larva si sviluppi fino a diventare un parassita adulto. E un terzo tipo di prodotto per la prevenzione è un prodotto d'applicazione transcutanea, come si vedono sul mercato tantissimi prodotti contro pulci e zecche in fiale monouso che vengono definiti spot on, si utilizzano per bagnare la cute sul mantello del cane, o meglio, divaricando il mantello si bagna la cute e a quel punto il prodotto viene assorbito attraverso la cute e fa la sua efficacia, sempre una volta al mese sulla filaria. Ci sono dei soggetti maggiormente a rischio o delle razze che magari sono più predisposte, alla filaria Sì, cardiopolmonare o anche soggetti magari giovani rispetto a soggetti anziani? certamente questa è una domanda molto interessante perché da quello studio che avevamo fatto abbiamo notato che i soggetti più a rischio sono quelli che passano più tempo all'aperto, per cui un cane tenuto in serraglio, chiuso, coperto o addirittura tenuto in casa ha meno probabilità di venire appunto da una zanzara. Allo stesso modo un cane di dimensioni maggiori rispetto a un cane piccolo attira di più le zanzare. E un ultimo particolare è il fatto che il cane anziano, proprio perché attraversa più stagioni nel corso della sua vita, più stagioni a rischio, ha più probabilità di venire colpito dalla filaria rispetto a quello che può essere un cane giovane. Dottore, nella fase acuta il cane quali sintomi mostra? Sì, forse il termine acuto non è così corretto perché in effetti è una malattia cronica. La fase iniziale, abbiamo detto, ha pochi sintomi. In una fase cronica avanzata i sintomi diventano estremamente importanti, per cui il cane ha un affanno continuo, non rende più assolutamente a caccia. Dopo 5 minuti è costretto a fermarsi e rifiatare perché l'insufficienza cardiaca diventa sempre più importante. Alla fine è un cane veramente inutilizzabile dal punto di vista della caccia e anche un minimo sforzo lo lascia a terra, fino addirittura a correre il rischio di svenimenti, di alterazioni nella funzionalità cardiaca e respiratoria e a una morte di tipo cardiorespiratorio. Riassumendo, allora la filaria trasmessa dalle zanzare, si può fare prevenzione, abbiamo detto, Certamente si deve fare si deve prevenzione fare perché dalle nostre parti prevenzione, ce n'è tante, sì. quindi. E comunque va sempre fatto ricorso al veterinario di fiducia, proprio per, La avere diagnosi e la cura terapia o la del nostro prevenzione. amico a quattro zampe. Io la ringrazio, dottor Maffi, e lo incontreremo in un'altra puntata. Grazie a voi.